Quali sono le criticità che avete rilevato nella costa Ravennate? Nella costa Ravennate abbiamo in realtà riscontrato un unico punto con una criticità, che è quello della foce del canale Ferrari. I dati rilevati insomma, mostrano un punto inquinato, non particolarmente grave, ma comunque inquinato. Pensiamo sia utile che venga quantomeno messa una cartellonistica di avviso per evitare che le persone degli stabilimenti balneari vicini entrino, diciamo, nella foce del canale per passeggiare o per andare a raccogliere granchi, pesciolini o altro. Quindi quello riteniamo che sia fondamentale, così come riteniamo importante che venga fatta un'indagine per capire da dove arriva questa fonte di inquinamento. Qual è il punto critico inquisito? È appunto la foce canale Ferrari. Noi abbiamo fatto il prelievo direttamente sulla foce del canale. A Punta Marina. Esatto, sì. Una quantità di plastica incredibile raccolta, sì. Arriva dai fiumi. Che cosa manca? Ma allora, molta plastica viene, diciamo, dalla mitilicoltura e dall'attività di pesca. Una gran quantità viene anche dall'entroterra. Probabilmente è necessario migliorare sia la tipologia di raccolta differenziata, ma anche l'attenzione rispetto agli abbandoni che vengono fatti sul territorio. Quanto può fare il singolo cittadino? Sicuramente smettere di abbandonare rifiuti in giro, diminuire la quantità prodotta, in particolare di plastica, cercando di utilizzare il più possibile prodotti lavabili e riutilizzabili, e soprattutto segnalarci le, diciamo, difformità, situazioni critiche che trova sul territorio. Noi siamo sempre disponibili e raccogliamo assolutamente tutte le indicazioni.